all'inizio della Via Crucis, vogliamo inserirlo un pochettino in quello che sarà l'attesa mondiale per il prossimo mese, per il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia. Vogliamo offrirla per la famiglia, questa Via Crucis. Se chi c'è il libretto in mano, è la Via Crucis che generalmente facciamo a Padre Pio, a San Giovanni Rotondo, quando andiamo. Poiché essere obbedienti alla missione di formarsi e creare una famiglia è come portare una croce, ho pensato che Padre Pio potrebbe essere il testimone più generoso e più genuino di questa nostra vocazione cristiana che passa per la croce ma arriva all'amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Fratelli carissimi, sulla via della croce di Cristo il Padre ha tracciato per l'uomo un cammino di salvezza. Ripercorriamo insieme questa strada del dolore e dell'amore del Figlio di Dio, divenuto obbediente fino alla morte, anzi alla morte di croce. Confessiamo con cuore pentito le nostre colpe per condividere con Lui la grazia della risurrezione. Tu che a Pietro pentito hai offerto il perdono, Signore pietà. Signore pietà. Tu che al buon ladrone hai promesso il paradiso, Cristo pietà. Cristo pietà. Tu che sei morto in croce per riaprirci la via del cielo, Signore pietà. Signore pietà. Illumina, Padre, con la luce dello Spirito noi tuoi figli, perché la meditazione della via della croce ci induca a compiere una scelta più radicale di te e a vivere il mistero del dolore in unione con il tuo Figlio crocifisso per la nostra salvezza. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. Facciamo la prima stazione. Prima stazione, Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me, dagli scritti di Padre Pio. Quello che dico al Signore, sì, è che vado trovando l'opera, la emendazione della vita, la mia risurrezione spirituale, l'amore vero, sostanziale, la sincera conversione di tutto me stesso a Lui. Preghiamo, o Dio che per la passione del tuo Figlio ci hai insegnato a giungere alla gloria eterna per la via della croce, concedi a noi propizio di seguire nel suo eterno trionfo colui che seguiremo lungo la via del Calvario. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Stazione seconda, Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Disse loro Pilato: metterò in croce il vostro re. Risposero i sommi sacerdoti:
Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Dagli scritti di Padre Pio. Nel dolore Gesù è più vicino, egli guarda, è lui che viene a mendicare pene, lacrime, ne ha bisogno per le anime. Preghiamo, concedi a noi, Signore, di vivere e operare in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per i fratelli. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti. Che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori. Un discepolo non è da più del maestro, né un servo da più del suo padrone. Dagli scritti di Padre Pio. La vita mi sta divenendo un crudele martirio, e solo provo conforto nel rassegnarmi a vivere per amore di Gesù. Preghiamo. O Dio onnipotente, guarda l'umanità sfinita per la debolezza mortale e concedile di riprendere vita per la passione del tuo unico Figlio. Egli vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione. E anche a te una spada traficerà l'anima. Dagli scritti di Padre Pio. Associamoci sempre a questa sì cara madre, usciamo con lei appresso a Gesù fuori di Gerusalemme, simbolo e figura dell'ostinazione giudaica, del mondo che rigetta e rinnega Gesù Cristo. Preghiamo. Perdona, Signore, le nostre colpe, e poiché non abbiamo meriti che ci rendono a te graditi, fa che otteniamo la salvezza per l'intercessione della madre del tuo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Pietà di noi, Signore. Pietà di noi. Santa Madre, che voi fate per le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore. Adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Dagli scritti di Padre Pio: Gesù stesso vuole le mie sofferenze, ne ha bisogno per le anime. Mi domando, quale sollievo potrò dargli con le mie sofferenze? Quale destino, oh il dolcissimo Gesù, a quanta altezza ha sollevato l'anima mia? Preghiamo, o Dio, che vieni efficacemente incontro alla nostra debolezza, concedi di accogliere con gioia la redenzione della vita. Cristo nostro Signore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Stazione sesta. Gesù asciugato dalla Veronica. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo. Dagli scritti di Padre Pio: son pronto a soffrire che Gesù mi nasconda i suoi begli occhi, purché non mi nasconda il suo amore, che ne morrei. Ma essere privato di soffrire non mi sento, mi manca la forza. Preghiamo, o Dio, che ci comandi di ascoltare il tuo amato Figlio, nutrici interiormente con la tua parola e purifica gli occhi del nostro spirito, perché possiamo contemplare il tuo volto di gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimedi a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da noi. Santa Madre, che voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Stazione settima. Gesù cade la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la santa croce hai redento il mondo. Tutti noi, come pecore, vagavamo erranti, ciascuno seguendo la propria strada. Il Signore ha fatto ricadere sopra di Lui i delitti di noi tutti. Dagli scritti di Padre Pio: io bramo punto di essere alleggerita la croce, poiché soffrire con Gesù mi è caro. Nel contemplare la croce sulle spalle di Gesù mi sento sempre più fortificato ed esulto di una santa gioia. Preghiamo, o Dio, che per l'umiliazione del tuo Figlio hai rialzato il mondo prostrato per la sua caduta,
concedi a noi tuoi fedeli una perenne letizia e dopo averti liberato dai pericoli della morte eterna, facci godere la felicità immortale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Dagli scritti di Padre Pio, oh Gesù, potessi amarti, potessi patire, quando vorrei e farti contento e riparare in un certo modo all'ingratitudine degli uomini. Verso di te chiediamo perdono, Padre Pio. Preghiamo. Per quanti sperano in te, o Dio, scegli la pietà piuttosto che l'ira. Concedici di piangere in modo adeguato le colpe commesse per meritare la grazia della tua consolazione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pietà di noi, Signore. Pietà di noi. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Stazione nona. Gesù cade la terza volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. E cominciò ad insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi. Vuoi venire ucciso. Dagli scritti di Padre Pio. Li miriamo sempre con l'occhio della fede. Gesù Cristo, che caricò della sua croce, ascende il Calvario. E come egli va, a grande stento, guadagnando l'erta pendice del Golgota. Noi lo vediamo seguito da un immenso stuolo di anime che appresso a lui portano la propria croce. Preghiamo. O Dio, tu sai che siamo privi di ogni forza, proteggici nel corpo e nell'anima, difendi da ogni avversità il nostro corpo e purifica il nostro cuore dai pensieri del male. Per Cristo nostro Signore. Amen. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. Stazione decima. Gesù è spogliato delle sue vesti. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Gli diedero da bere vino mescolato con piele, ma egli, aggiustatolo, non ne volle bere. Dagli scritti di Padre Pio. Non temere, io ti farò soffrire.
ma te ne darò la forza. Mi va ripetendo Gesù. Desidero che l'anima tua, con quotidiano ed occulto martirio, sia purificata e provata. Preghiamo. O Dio, che in modo mirabile hai fatto l'uomo a tua immagine e in modo ancora più mirabile lo hai redento, concedi a noi di resistere con la forza dello Spirito alle suggestioni del peccato per giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Stazione undicesima. Gesù è inchiodato alla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redenti il mondo. Hanno forato le mie mani e i miei piedi. Hanno contato tutte le mie ossa. Quando giunsero al luogo detto cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Dagli scritti di Padre Pio, quante volte mi ha detto Gesù poc'anzi, mi avresti abbandonato, figlio mio, se non ti avessi crocifisso. Sotto la croce si impara ad amare, ed io non la do a tutti, ma solo a quelle anime che mi sono più care. Preghiamo. O Dio, tu hai voluto che il tuo figlio patisse per noi il supplizio della croce, per liberarci dal potere del maligno. Concedi a noi, tuoi servi, la grazia della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pietà di noi, Signore. Pietà di noi. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Dagli scritti di Padre Pio. La croce è il pegno dell'amore. La croce è caparra di perdono. L'amore che non è alimentato, nutrito dalla croce, non è vero amore. Esso si riduce a fuoco di paglia. Preghiamo. O Signore Gesù Cristo, che dal cielo scendesti sulla terra dall'intimità del Padre e versasti il tuo sangue prezioso per rimettere i nostri peccati, ascolta la nostra umile preghiera. Fa che nel giorno del giudizio alla tua destra ci sentiremo dire: venite benedetti, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre, che voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Stazione tredicesima. Gesù è deposto dalla croce.
ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Dagli scritti di Padre Pio, la Vergine addolorata ci ottenga dal suo santissimo figliolo di farci penetrare sempre più nel mistero della croce e di inebriarci con lei dei patimenti di Gesù. Preghiamo. O Dio, tu hai voluto che accanto al tuo figlio innalzato in croce fosse presente la sua madre addolorata. Concedi alla tua Chiesa di essere associata con lei alla passione di Cristo per partecipare alla vita del Signore risorto. Egli vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen. Pietà di noi, Signore. Pietà di noi. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quattordicesima stazione. Gesù è posto nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba, della sua tomba nuova che si era fatta scavare nella roccia. Dagli scritti di Padre Pio, io non desidero altro se non che o morire o amare Dio, o la morte o l'amore, giacché la vita senza quest'amore è peggiore della morte. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini Gesù Cristo, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato sino alla morte di croce, concedi a noi di avere sempre presente questa prova suprema di obbedienza e di amore per partecipare alla gloria della sua risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Stazione quindicesima. Gesù risorge dalla morte. Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla tomba portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi dissero: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è resuscitato». Dagli scritti di Padre Pio. Sul Monte Calvario risiedono i cuori che lo Sposo Celeste favorisce del suo divino. Oh, quanto devi stimarti felice se ti sforzerai di dimorarvi sempre, di dimorarvi fedelmente ed amorosamente per adorare su questo monte Gesù crocifisso in questa vita, poiché in siffatta maniera ti assicurerai di adorare con tutta certezza nell'altra vita Gesù glorificato. Poniamo i nostri cuori in Dio solo, per non più riprendervi. Egli è la nostra pace, la nostra consolazione e la nostra gloria. E facciamo ogni sforzo per unirci maggiormente a questo dolcissimo Salvatore, affinché possiamo produrre buoni frutti per la vita eterna. Generalmente, riflettendo sulla risurrezione di Cristo, si conclude questo viaggio della croce, che non è una croce fine a se stessa. Infatti da diversi anni proprio
da quando si è sentita l'esigenza di agganciare la croce alla risurrezione, la Via Crucis non termina mai con la 14ª stazione, ma con la 15ª. E non è un appendice, tanto profanata stazione. È la logica della nostra fede, fratelli e sorelle cari. Noi viviamo, dicevo anche oggi durante i funerali, noi viviamo disposti ad accettare anche le sofferenze, pure le umiliazioni, pure i bisticci, pure le sciarre, ma dobbiamo sempre guardarli in un'ottica di redenzione e di salvezza. Abbiamo offerto questa Via Crucis per la famiglia, questa è l'intesa che ci siamo dati giù prima di partire, perché è la grande attenta dei nostri giorni. Tutte le attenzioni della Chiesa, del Papa e dei Vescovi si volgono verso la famiglia, anche perché venerdì prossimo, appunto a quest'ora, più tardi di quest'ora, noi ci rincontreremo al santuario per fare, inserita nell'adorazione che ogni venerdì si fa dalle 8 alle 10, inserita in quel contesto, venerdì prossimo faremo un'ora di adorazione dedicata alle famiglie, alla santità delle famiglie. E Padre Pio, pur non essendo sposato, credo che abbia capito dove sta l'inghippo e l'egoismo e l'orgoglio, non intanto il peccato, e la superbia di non voler ammettere che siamo tutti debitori gli uni verso gli altri di un amore che Dio ci concede. Su questa nostra presenza, su questo nostro pio esercizio, adesso io vi impartisco la benedizione e si guadagnino anche meriti in suffragio dei defunti. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, ti rendo grazie per gli immensi benefici che mi hai meritato con la tua passione e morte. Accogli questa meditazione sulla tua passione come segno del mio amore e della mia riconoscenza per te. Fa, o Signore, che il frutto prezioso di questa meditazione sia la pazienza cristiana in tutte le afflizioni della vita e l'abbandono filiale alla tua volontà. Concedimi di essere tuo nella vita e nella morte per i meriti della tua passione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Amen. Alleluia, 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 alleluia. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre, sempre, sempre.